La questione è abbastanza semplice, perché noi siamo tutti convinti che il fundraising, la charity, siano delle cose anglosassoni per via delle parole inglesi con le quali vengono definite. E ci dimentichiamo una cosa fondamentale, che a metà del 400 a Milano fu fatta la festa del perdono come festa di raccolta fondi per la costruzione della Cagranda, e che Papa Pio II Piccolomini diede un'indulgenza per chi partecipava. E allora, in realtà, la tradizione del fundraising non è una cosa anglosassone, nasce proprio in fondo alla nostra civiltà. Il volontariato è una delle caratteristiche italiane più diffuse. Non per niente tuttora il numero di volontari che non agiscono con denaro, ma agiscono con il proprio lavoro nel campo sia interno assistenziale che nel campo internazionale è il più elevato d'Europa come rapporto proporzionale con la popolazione. L'Italia ne dovrebbe andare più fiera, se lo dimentica spesso. Certo, l'origine è un'origine mista che corrisponde fino in fondo a ciò che è l'Italia. Una parte dell'origine è legata alla partecipazione al mondo della Chiesa, una parte è legata alla partecipazione al mondo del borgo. In questo incrocio fra tradizione ecclesiale e tradizione civica sta in fondo la forza che spinge ancora oggi gli italiani a partecipare.